tutto pronto per l'avvio della gara, come detto, seconda giornata del massimo campionato femminile. L'arbitro Saraceni alza la palla 2 che preda in campo basso con lo Starello che va a servire Bonasia. Ancora Bonasia, ma tratta da Sorrentino, palla per lo Starello, il primo blocco della gara, palla per Bovi in angolo, Bonasia fa saltare per un attimo Sorrentino, Bonasia si butta dentro, lo scarico per Vincenzo Bove, schiaccia per terra per Rossarello, 1 contro 1, palla canestro contro Policari, Rossarello 0-2 il punteggio dopo poco più di 30 secondi di gioco. Dall'altra parte Sorrentino, Bove anticipa il tentativo di passaggio di Sorrentino per Tacley. Vigarano avrà 15 secondi per andare al tiro. Giocati 35 secondi di questa gara. Palla per Rossetti che schiaccia per terra per Tapley, uno contro uno contro Bove. Tapley la fa saltare, ottimo. Per i primi due per la giocatrice americana di Vigarano, due pari in punteggio. Bonasia, palla per Linsens, Bove. Giardina, palla per Linsens che va a segnare. Prime due anche per la numero 13 di Campobasso che torna in vantaggio 4-2. Jurkevicius, palla per Policari. Per i primi due anche per Elisa Policari, 1 minuto e 30 giocato, 4-4 in punteggio, Linsens per Bove. Preparazione perimetrale, Ostarello invece dai blocchi e riceve Giardina, il lob per Linsens, che attacca il volo. Punto numero 4 per la numero 13 di Campobasso, dall'altra parte Rossetto per Policari, Jurkevicius, Sorrentino si butta dentro, dalla media sbaglia, esce con la palla in mano Campobasso con Linsens. Non riesce a servire Bonasia. L'ultima a toccare è stata Giulio Sorrentino, dunque la rimessa sarà con 20 secondi in zona d'attacco per Campobasso. Giocati poco più di 2 minuti, 6-4 in punteggio per chi attacca. Bonasia marcata sempre da Sorrentino, ancora Bonasia, palla per Ostarello che a fatica riesce a servire, ma poi non trova la palla Giardina per Campobasso. Può correre Rossetto, fa tutto il campo, sbaglia, rimbalzo di Tapley, extra possesso per Vigarano, Sorrentino, l'errore. Con i primi due punti per la giocatrice che l'anno passato era nel campionato ungherese, Bove, dall'altra parte Giardina. In questa zona ora per Vigarano, ancora Giardina dalla media. L'errore, si lascia rimbalzo. Buon rimbalzo di Jurkevicius, Policari per Sorrentino. Arriva il pallone anticipato e recuperato da Ostarello, poi Linsens in qualche modo per Bonasia, che finisce la stoppata da Jurkevicius, poi Bonasia controlla il pallone, Ostarello palla sotto per Linsens. Punto numero 6 per lei, ottimo avvio per la numero 13 di Campobasso. Sorrentino, marcata da Bonasia, esce dai blocchi Policari e riceve, c'è il blocco solamente accennato con Jurkevicius, poi Policari spara la dritta, la sbaglia. Buon attacco Campobasso con Bonasia che schiaccia per terra per Ostarello, uno contro uno contro Policari, ancora Ostarello, non c'è il fallo come voleva, la numero 32 di Campobasso, dall'altra parte Sorrentino contro Bonasia, ancora Sorrentino, arriva rimorchio Policari che sbaglia, ma c'è il fallo della difesa di Campobasso, arriva il fischio dell'arbitro Saraceni. Bonasia è il suo primo personale, primo fallo di Bonasia, primo anche di squadra per Campobasso. Lunetta c'è Elisa Policari per due tiri liberi, siamo aggressivi in difesa, chiede più aggressività in difesa il coach di Campobasso, mentre Policari ha segnato il primo tiro libero. 7-8 il punteggio, 10-2 per Elisa Policari, e il
quarto punto per lei, parità, quota 8, dopo di fatto 4 minuti dall'avvio della partita, sempre a zona la difesa della Dundee Multistore, Bonazia seduta dentro, marcata da Jurkevic per un attimo, Linsen, piedi per terra, ancora lei a segnare il punto numero 8 dei 10 totali di Campobasso. E torna avanti 10 a 8 Sorrentino dal palleggio, esce nei blocchi e riceve Macarena Rosset, bel blocco con Jurkevic, sempre Rosset non riesce a servire la compagna, Ostarello recupera per Bonazia che va a segnare con i primi due per Valentina Bonazia, come detto, assieme a Bove Ostarello, grande ex di questa partita. Sorrentino nel traffico, c'è il disco arbitrale, arriva il fallo, il secondo di squadra per Campobasso. Fallo di Ostarello, è il suo primo personale e il primo fallo per il numero 32 della Molisana. Sorrentino sbaglia il primo tiro libero, si resta sul punteggio di 8 a 12 per Campobasso, quando mancano 5 minuti e 25 al termine del primo quarto. Sorrentino fa 1 su 2 e il primo punto per l'ex Civitanova Maschio. Dall'altra parte Bonazia per Bove, marcata da Tapley, Giardina, c'è il blocco con Ostarello, cambi di marcatura su Giardina che poi va a servire una gran palla a Ostarello che segna due facili punti. Siamo a metà del primo quarto, più 5 per chi difende, 14 a 9 il punteggio per Campobasso. Policari ha ricevuto da Jurkevicius, Policari poi ribalta per Sorrentino, il blocco con Jurkevicius, Sorrentino palleggio verso tiro, l'errore, il rimbalzo di Linsens, buon momento per Campobasso, attacca con Giardina, palla per Ostarello che va a subire fallo dalla difesa della Dundee Multistore. Fallo di Tapley, primo fallo per lei, il primo anche di squadra per Vigarano. Di lunetta Ostarello per due tiri liberi, sbaglia il primo, sono 4 i punti di Ostarello, sbaglia anche il secondo, il marco di Jurkevicius, palla per Sorrentino, ora Sorrentino braccata da Bonazia, Rossetto, palla per Jurkevicius che ribalta per Sorrentino, spazio per la tripla, primo ferro solamente, il nostro lungo di Bonazia può correre in transizione Campobasso, ancora Bonazia del blocco con Linsen, si butta dentro Bonazia, sbaglia, ma c'è il fallo della difesa di Vigarano, secondo fallo consecutivo per fallo di Sorrentino, la difesa della primo fallo per Sorrentino, ci saranno due tiri liberi per Valentina Bonazia. Arrivano i primi cambi per coach Andrea Castelli, in campo capitana Arianna Landi e Carolina Valensini, escono Policari e Sorrentino. Di lunetta Bonazia per due tiri liberi a 4 e 10 dal termine del primo quarto. Bonazia sbaglia il primo, sono 3 i punti per Bonazia, sono 6 quelli di vantaggio ora per la Molisana Campobasso, se ne mancano 4 minuti al termine del primo quarto. Jurkevicius, poi Jurkevicius, buon movimento, ma tutto bene tranne il tiro, la lunga ucraina di Garano può andare dall'altra parte del campo, sempre Bonazia, c'è il blocco con Dove, Bonazia spara la tripla, non sbaglia, grande batto di Ostarello contro la difesa di Garano, fa segnare Ostarello con 6 i punti. Di Ostarello c'è time out chiamato da coach Andrea Castelli quando mancano 3 minuti e 39 secondi al termine del primo periodo, 9-17 punteggio per Campobasso, da una parte ci sono 4 punti di Policari, 2 di Tapley,
uno di Sorrentino e due di Jurkevicius dall'altra parte. Ottimo impatto fin qua sulla gara di Linsens, per lei 8 punti, ce ne sono 6 di Ostarello e 3 di Bonasia. Come ha detto, seconda giornata del massimo campionato femminile. Ligarano sfida Campobasso, squadre entrambe reduci da un KO esterno al debutto per la Dondi Multistor, sconfitta in quel di Broni, dove non sono bastati i 18 punti e 7 rimbalzi di 29 minuti per Tapley e i 12 punti e 5 assist in 37 minuti di Rossetto. Per Campobasso invece, priva di una giocatrice fondamentale come Volta, assente con grande probabilità anche questa sera, infatti in aperto nuovo invece KO 8-4-5-2 in quel di Schio. Il gioco è ripreso con Vigarano in attacco, Landi, bella palla sotto per Valensin che sbaglia, c'è però il fallo di Bonasia. Fallo di Bonasia, il suo secondo personale, secondo fallo per Bonasia. Per Valensin ci saranno due tiri liberi, cambio per la Bolisana Campobasso, la Bolisana Campobasso. Esce Bonasia, entra Gorini. 5 Gorini, esce Bonasia, lunetta Valensin per due tiri liberi, segna prima. Il primo punto per lei. 2-2 per Valensin. Per Valensin, meno 6 per la Dondi Multistor. Gorini tocca il primo pallone della sua partita, braccata da Rossetto, dove Linsen, questa forma di difesa delle padrone di casa, Giardina buca per i primi due per Giardina, 19-11 il punteggio per chi difende. Dall'altra parte Rossetto sbaglia, rimbalzo è di Linsen, palla per Gorini, l'ultima arrivata in casa Campobasso. Gorini carica per Giardina che fa saltare Landi, c'è l'errore, si lascia rimasto, esce poi la palla in mano solamente per un attimo Tapley e lei l'ultima a toccare. La rimessa sarà in zona d'attacco per Campobasso con 14 secondi per andare al tiro e 2 minuti 38 per chiudere questo primo periodo. Si sta vedendo Campobasso controllare nel punteggio, più 8 ora per chi attacca Linsen. La sotto per Ostarello che appoggia il mezzo, con 8 i punti di Ostarello, sono 10 quello di vantaggio ora per Campobasso. Tapley fa saltare Bove, Tapley dal medio taglia, il nostro è di Ostarello. Momento difficile ora per la Dondi Multistor, ha segnato solamente 11 punti nei primi 8 minuti di gara. Dall'altra parte Bove per Linsen, siamo negli ultimi 2 minuti del primo parziale. Ostarello per Linsen, per rimorchio, taglia il sottomano, può correre Rossetto, lo scarico per Tapley a spazio, segnale Tapley, punto numero 4 per Tapley, meno 8 per la Dondi Multistor. Dall'altra parte Gorini, c'è il blocco con Bove, Giardina, Bove, circolazione perimetrale a spazio, Gorini dall'angolo, va a segnare. Con i primi due per Gorini sono 10 punti da recuperare ora per la Dondi Multistor. Valensin, Landi, alla fuori per Jurkevicius, Rossetto si butta dentro, c'è l'errore, c'è il fallo ai suoi danni. Si è buttata ottimamente dentro Magdalena Rossetto. Fallo di Giardina, primo fallo per lei, c'è un cambio per
Vazquez, campo basso, il posto di 9 per Vigarano, entra Albano al posto di Jurkevicius, due diride per Rossetti, debutta Albano. Macchi Rosset in lunetta, segna il primo. È il primo punto per la numero 11 di Vigarano. 2 su 2 per Macchi Rosset. 15 a 23 il punteggio. Giardina si butta dentro, troppo facile per il punto arbitrale. Fallo della difesa di Vigarano. Fallo di Tepe, il suo secondo fallo di Tapley. Due tiri per Giardina all'1.07 dal termine del primo quarto. 15 Dondi Multistore, 23 la Molisana Campobasso, mentre Macchi Rosset parla con il proprio coach Andrea Castelli, mentre Giardina manda a bersaglio il primo dei due liberi a disposizione. È il terzo punto della sua partita. Uno su due per Giardina, gioca rimbalzo, esce Ariana Lanni con la palla, Lanni schiaccia per terra per Macchi Rosset, Tapley dall'angolo contro Sanchez, taglia e non di poco Tapley, Rostarello palla al volo per l'Inter, tutto molto facile per Lanni, attacco di campo basso. Doppia cifra per Linsens, più 11 ora per Campobasso, Rosset dall'angolo, il quinto punto per Maccarone Rosset, dall'altra parte Starello, doppia cifra pure per lei, non c'è di fatto discrepanza per 2-9, mancano 14 secondi per chiudere il primo quarto, più 10 per Campobasso, Landi si butta dentro, Landi Campobasso se la perde, Torini in secondo, Ostarello da 3, termina il quarto, Campobasso 20, Dondi Mucci, due quintetti, quindi è pronto a cedere il pallone nelle mani di Carolina Valensin per la ripresa del gioco. Landi, palla per Policari in angolo per Rosset, che attacca la linea di fondo, Rosset fa tutto bene tranne il tiro che è troppo corto, Landi però recupera palla, Policari da tre punti, numero 7 per Elisa Policari, tripla mancina, una delle sue specialità per l'ex giocatrice anche di alto, 23 a 28, meno 5 ora per la Dondi Multistore, buona difesa di Tapley su Linsens, a spazio per la tripla Gorina, la taglia, esce con la palla in mano Ariana Landi, palla per Valensin, arresta il palleggio, chiama la schema in attacco, Policari, ancora Rosset, attacca Ostarello, ottimo il lavoro offensivo di secondo personale, ci sarà un aggiuntivo per Ostarello, per Campobasso, e se Ostarello entra come? Panchina da un arrabbiato coach Sabatelli. Il suo posto rientra Bove, mentre Macchi Rosset già in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Rosset completa l'azione da tre punti e riporta Vigarano a meno due. Sono 8 i punti di Macchi Rosset, 26 si difende, 28 si attacca dopo un minuto del secondo quarto. Giardina attacca Valentin, ancora Giardina, buona difesa di Valentin, già sopra il pallone, Policari dall'altra parte, bella palla schiacciata per terra per Valentin che va a subire il fallo di Sanchez, fallo della capitana di fallo di Sanchez, è il suo primo personale, primo fallo per Sanchez, per Valentin. Valensin per due tiri liberi, 8.50 dal termine del primo tempo, sbaglia il primo Valensin, si resta sul 26 a 28 il punteggio per la squadra ospite.
Valensin. Punto numero 3 per Valensin, meno 1 ora per Vigarano. Morini dall'altra parte, marcata da Rossetta, per Giardina. 9 secondi per l'attacco di Campobasso, buona difesa della Dominus Store. Ora Landi appiccicata a Sanchez, cambi di marcatura, ora Landi e Sigurini, arriva la palla superata da Vigarano. Policari lancia Rossetta, che va a servire in post Dudley, che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Linson. Alla fuori ancora per Rossetti, blocco con Dudley, 8 secondi per andare al tiro. Landi si alza da 3 punti, primo ferro solamente, rimosso lungo per Vigorini, palla per Giardina, giocati 2 minuti di secondo periodo, più 1 per Campobasso. Arriva il fischio arbitrale, fallo di Valensin. Fallo di Valensin, il suo primo personale. Primo fallo per Campobasso. Cambio per Campobasso. Entra Bonasia al posto di Sigurini, cambio anche per Vigarano. Esce Tapley, rientra Jukiewicz. 7.58 a chiudere il primo tempo, ora un primo tempo equilibrato dopo l'ottimo primo quarto di Campobasso. È stato l'altrettanto ottimo inizio di seconda frazione per Vigarano. Giardina, primo ferro sulla trifa, il Jukiewicz ha rimasto in attacco, palla per Rosset. Jukiewicz, Valensin si alza dall'angolo, va a segnare del vantaggio, 29-28 il punteggio, a 7-28 dal termine del primo risponde prontamente Bonasia. Punto numero 5 per lei, torna avanti Campobasso. Valensin per Rossetto, che ribalta per Landi, altro ribaltamento per Rossetto, spazio per la tripla, la sbaglia, il ribalto di Jukiewicz, palla per Policari. Punto numero 9 di Policari. Fallo di Lissens. Fallo per la numero 3 di Campobasso. Campobasso, c'è anche il time out. E si è dato un aggettivo da Cossi-Sabatelli. Quando mancano 7 minuti e 3 secondi al termine del primo tempo. 31-30 il punteggio per la Gondi Multi Store. Ci sono 9 punti di Policari, 4 di Tapley, 2 di Landi, 5 di Valensin, 1 anche per Sorrentino, 8 di Rossetta, 2 di Jukiewicz da una parte e dall'altra. Ce ne sono 2 di Gorini, 5 di Bonasia, 10 a testa per Linsens e Ostarello, 3 punti per Giardina. Applaudi giustamente la panchina della Gondi Multistore. Buonissimo il momento delle biancorosse di casa. Pronta Policari con il tiro libero supplementare. Cambio per Campobasso, rientra Gorini, per Campobasso al posto di Sanchez. Finiranno in campo con Policari, Jukiewicz, Landi, Rosset e Valensin. Policari è lunetta per l'aggiuntivo, punto numero 10 per Elisa Policari, buonissimo il suo impatto su questa sfida, più 2 ora per Vigarano, 6.53 a chiudere il primo tempo. Giardina si butta dentro, ottima l'azione difensiva di Vigarano, che recupera e può correre ora con Landi, Jukiewicz, Rossetto, si alza a 3 punti, questa volta primo ferro solamente per lei, rimasto di Linsens, palla per Bonasia. Camaschemi in attacco, il blocco con Linsen, Bonasia spara la tripla, manda il segno, Bonasia, con l'otto di Bonasia.
Garcia, torna in vantaggio la Molisana, 32 si attacca, 33 si difende, 6, 16 da giocare Landi, palla per la tripla di Valenciennes. San Giovanni Valdarno torna avanti di 2 la Donny Multistore, 35 a 33, 5.55 da giocare, Giardina per Bonasia, fa saltare solamente per un attimo lo step che difende bene, ancora Bonasia, terza giocatrice di Campobasso ad andare in doppia cifra, Valentina Bonasia, punto numero 10 della sua partita. Rossetta, bella palla sotto per Landi, che gioca uno contro Gori, una palla schiacciata a terra reverse per Jurkevicius, si fa letteralmente sportellato per Linsens. Palla viene data a Campobasso, 5.29 all'intervallo, 35 pari il punteggio, si riprende con la rimessa dal fondo affidata a Bonasia, che ora chiama in attacco Bove, consegnato ancora per Bonasia, troppo basso a 14 secondi per andare al tiro, vince sono 12 per lei, torna avanti di due lunghezze la Molisana, dall'altra parte Landi, marcata da Gorini, ancora Landi, le due numero 5 a tempo. Landi schiaccia per terra per Valentin, c'è il blocco centrale con Policari, palla per Rosset, 8 secondi per andare al tiro, Rosset si alza da 2, questa volta sbaglia, Jurkevicius poi non controlla il pallone che torna nelle mani di Campobasso, si riprende con la rimessa dal fondo affidata a Linsens, palla per Bonasia, sarà lei ad impostare la nuova azione d'attacco per le ospiti, 4.48 da giocare, più 2 per chi attacca, Gorini fa saltare Landi, arriva il fischio arbitrale, il fallo è proprio di Arianna Landi, è il primo fallo per Arianna Landi, secondo di squadra per Vigarano contro i 3 di squadra per Campobasso. Rimessa laterale affidata a Gorini, palla per Linsens, va a segnare, sono 14 per lei, torna avanti di 4 lunghezze Campobasso, 35 chi attacca, 39 chi difende, Policari, palla per Jurkevicius, c'è l'infrazione di piede di Linsens, si resetta a 14 il cronometro, la schiena d'attacco della Donny Multistore, 4.25 da giocare, la messa laterale affidata ad Arianna Landi, i pressi della panchina dove Coscastelli sta impartendo indicazioni alle proprie giocatrici, bella palla di Rossetta per Jurkevicius, numero 4 per Jurkevicius, torna meno 2 la Donny Multistore, Bonasia, la città basso per Linsens, una gran topata di Jurkevicius, palla per Valenciennes, che ribalta per Macchi Rosset, bravo Rosset, attacca la linea di fondo, lo scarico per Arianna Landi, subito dentro, lo scarico per Jurkevicius, ottima circolazione, Policari da 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Linsens per Campobasso. Ora può correre con Bonasia che ribalta per Gorini, bella azione delle ospiti, fa la sotto per Bove, il fischio arbitrale, Coscastelli voleva l'infrazione di passi di Bove, l'arbitro Saracini non è dello stesso avviso, parlo di Arianna Landi, il secondo fallo per lei, cambio per Campobasso, esce Linsens, campo con la squadra numero 24 Egbo per la Molisana, Bove in lunetta, due liberi, segna il primo, il primo punto per Emilia Bove, 2-2 per lei, 3.35 da giocare in questo secondo quarto, 37 chi attacca, 41 chi difende, Policari schiaccia a terra per Rosset, palla per Jurkevicius che non riesce a servire Policari che non controlla il pallone,
brutta fine questa volta per la Cosi Multistore con Coach Castelli che ci vuole parlare sopra, chiama minuto di sospensione a 3:24 dal termine del primo tempo qui alla Pala di Garano, 37 per le padrone di casa, 41 per la squadra ospite per di Garano. Ci sono 10 punti di Policari, 4 di Tapley, 2 di Landi, 1 di Sorrentino, 8 a testa per Valensina, 7, 4 punti per Murkovic. Dall'altra parte ce ne sono 2 di Gorini, 10 di Bonasia, 14 di Linsens, 2 punti per Bove, 3 di Giardina e 10 punti per Ostarello. 3:24 al termine di questo primo tempo, un primo tempo che ha visto l'ottima partenza di Campobasso avanti anche di 11 lunghezze nel corso della prima frazione, poi ottimo l'avvio del secondo piatto per la Dondi Multistore che grazie ai canestri di Rossetti e non solo si è portata in vantaggio. Uscita Jurkevicius durante il time out chiamato da Coach Castelli, al suo posto è rientrata Tapley, chiamato numero 4 per l'ex giocatrice di Arizona State. 3:24 da giocare, si riprende con la rimessa laterale affidata a Gorini per la Molisana, Giardina il pick and roll con Bonasia, ancora Giardina a ricevere, si alza dalla media, primo ferro, poi secondo, la palla esce, è rimasto di Policari, gli ultimi 3 minuti ormai del primo tempo. Landi chiama schema in attacco, Valensin esce dai blocchi Policari e riceve di cosa zona ora anche per Campobasso, Rossetto nel traffico, c'è l'errore ma c'è il fallo evidente ai suoi danni. Ottimo lavoro in penetrazione di Macarena Rossetto. Da subito fallo da Giardina, secondo fallo per lei, due tiri liberi per Macarena Rossetto, mentre Giulio Sorrentino è pronta a rientrare, segna il primo Macchi Rossetto. Sono 9 i suoi punti, 2 su 2 per Rossetto. Cambio Giuliano, cambio per la Domenica, esce Valensin, buona la sua gara, sul posto rientra Sorrentino per Campobasso, rientrano Sanchez e Ostarello, escono Gorini e Giardina. 39-41 il punteggio, 2:59 per chiudere il primo tempo qui alla Pala di Garano. Bonasia a ripostare, marcata da Sorrentino, Bove lontano da canestro, ancora Bonasia, marcata sempre dall'ex giocatrice di Civitanova Marche, poi Bonasia schiaccia per terra per Ostarello, sbaglia Sanchez, rimorso lungo e di Sorrentino, palla per Rossetto, marcata da Bove, ora Rossetto schiaccia ultimamente a terra per Tapley, che fa saltare Teggio, di fallo del numero 24 di Campobasso su Tapley. Già pronta in un'esta per due tiri liberi, bonus esaurito per Campobasso, mentre tre sono i falli di squadra per la Dondi Multistore in un'esta con Tapley per due tiri liberi. Segna il primo, aiutata dal primo ferro Tapley, numero 5 della sua partita, torna meno 1 Vigarano, fa 1 su 2 Tapley, palla per Bonasia, grande anticipo, recupero di Rossetto, poi Tapley non controlla, la palla torna nelle mani di Ostarello che va a sbagliare, Landi in posta, palla per Sorrentino, porta avanti la Dondi Multistore 42-41, però Ostarello non riesce a servire all'inizio del time out chiamato ancora una volta dalla panchina di Campobasso, applausi giustamente del pubblico di casa e per le norme anti-covid è quantificabile in circa 125 spettatori, questi i biglietti a disposizione per questa sfida.
1 minuto e 57 al termine del primo tempo qui al Pala di Garano, 42-41 punteggio per la Boldi Multistore contro la Melisana Campobasso. Gli arbitri a colloquio. Seconda giornata del massimo campionato femminile. Giocato Fat Find. Il programma prevede le sfide tra Venezia e Costa Masnagas, Martino di Lupari contro Sassari, Marco Paglia che affronta Schio, Empoli, Broni. Alle ore 21 comincerà Lucca, Sesto, San Giovanni, domani Virtus Bologna, prossima avversaria sabato alle ore 15 di Garano, che ospiterà le siciliane di Ragusa. Il gioco sta per riprendere rimesse in zona d'attacco per la Boldi Multistore. Policari piazza per terra per Macchi Rosset in avvicinamento a canestro, questa volta Rosset sbaglia, invece con la palla in mano Campobasso con Bonasia che schiaccia a terra per Ostarello, si gira contro Landi, Ostarello va a sbagliare, invece con la palla in mano solamente per un attimo Landi, poi la palla ancora arriva nelle mani di Bonasia che anche per Bonasia, torna avanti Campobasso, 4-2 che attacca, 4-3 chi difende. Rossetta non riceve il passaggio di Landi, Bonasia è già dall'altra parte, palla per Ostarello da tre punti, sbaglia il batto di Tapley, 1 minuto 5 secondi a chiudere il primo tempo, 42-43 Policari dall'angolo, Policari altri due punti per lei, sono 12 punti di Policari che riporta avanti la Boldi Multistore, 44-43 ultimi 41 secondi, ne ha 10 ora a Campobasso per andare al tiro. Vincenz, c'è il taglio della ricezione di Giardina che sbaglia, ma c'è il fallo sui danni commesso da Giulia Sorrentino. Fallo di Sorrentino. Fallo di Sorrentino, secondo fallo per Giulia Sorrentino. Saranno due tiri liberi per Giardina a 35 secondi esatti dal termine del primo tempo. 44-43 il punteggio per la Boldi Multistore. Giardina segna il primo libero. Punto numero 4 per lei. Il secondo, in attacco con Ostarello, va a segnare. Sono 12 di Ostarello, non tagliata fuori dalla difesa di Garano, che ora può attaccare con Sorrentino ricevuto da Landi, e ancora Sorrentino. Bel passaggio per Tapley che sbaglia, se ne basta Eddie Linsens, ultimo tiro del quarto, 10 secondi per chiudere il primo tempo, 44 si difende, 46 si attacca, Bonasia si alza da tre punti, sbaglia, pilota rimbalzo, esce Ostarello con la palla, sbaglia e sbaglia anche il secondo tentativo, ma c'è il fallo su di lei proprio sulla sirena, fallo a Rosset, il suo primo personale, primo fallo di Rosset, il quarto si chiuderà con due tiri liberi per Ostarello, 44-46, Ostarello sbaglia il primo, secondo libero a disposizione per la numero 32 di Campobasso. Termina 44-47 primo tempo periodo 7 con Rossetto, Sorrentino, dall'altra parte Bonasia, Gorini, Bove, Linsens ed Ostarello. Ripreso il gioco, terzo quarto della sfida tra Boldi Multistore e la Molisana Campobasso, seconda giornata del massimo campionato di Serie A. Non è andato buon fine il primo attacco della ripresa per le biancorosse del coach Andrea Castelli, dall'altra parte Bove per Gorini, ancora Bove, schietta per terra per Ostarello, per scusate Linsens, Bonasia sbaglia, rimbalzo e di Bove, del fallo su di lei,
Bobic, pronti a lunetta per primo di squadra per la Bondi Multi Store in questo terzo quarto. Bove sbaglia il primo tiro libero. Bove assieme a Bonasia e Dostarello premiate durante l'intervallo per il trasporto. Vigarano, Bove fa 1 su 2. Punto numero 3 per lei. Meno 4 per chi attacca. Sorrentino nel traffico, palla per Tapley che fa saltare per un attimo Bove. Tapley sbaglia e poi si rimbalza Jurkevicius. Ancora Tapley, c'è il fallo fischiato alla difesa della Molisana. Fallo di Linsens, fallo di Linsens, secondo fallo per il numero 13 in campo basso. In moneta Tapley per due tiri liberi, sceglie il primo. Sono 6 punti di Tapley, 3 quelli da recuperare ora per Vigarano. Settimo punto dall'altra parte, Ostarello per Gorini, va a segnare Gorini, Gorini che risponde prontamente al 2 su 2 dalla linea di Tapley. Il quarto punto di Gorini dall'altra parte dello spettro, blocco con Tapley. Jurkevicius vuole giocare il lob per Tapley, c'è l'errore, c'è il fallo della difesa di Campobasso. Arriva il fischio dell'arbitro Saraceni, fallo di Ostarello. Fallo di Ostarello, è il suo terzo personale. Terzo fallo per Ostarello, costretta entrare in Giardina al posto di Ostarello. Sul posto rientra Giardina, canotto numero 22 per lei. In lunetta Tapley per due tiri liberi, segna il primo. 47 a 50 il punteggio. Punto numero 9, il quarto, tutti su tiro libero di questa frazione per lei. Bonasia di due ora per Campobasso, ancora Bonasia dopo il blocco con Linsens, va a segnare Valentina Bonasia. Punto numero 14 della sua partita, 4-8 chi attacca, 5-2 chi difende, 8 e 13 da giocare in questa terza frazione. Rossetto, palla per Jurkevicius, ci sono 10 secondi per andare al tiro. Ora però l'inflazione di piede, si rassetta a 14 cronometro dell'azione d'attacco di Vigarano, che va a rimettere lateralmente con Lisa Policari in pressi della panchina di Campobasso. Policari fa servire Sorrentino, la blocca con Jurkevicius, ancora Sorrentino, fa saltare per un attimo Bonasia, alla per Rossetta, lontanissimo dalla canetta, per Rossetta, attacca per un attimo Gorini, e Rossetta non riesce a mantenere in campo il pallone, che torna nelle mani di Campobasso. Con la rimessa da fondo già effettuata da Gorini, palla per Bonasia, 7.53 su 4 per Campobasso. Giardina, ora Giardina si butta dentro, lo scarico per Gorini, Bonasia fa saltare Policari, palleggio restrittivo di Bonasia, questa volta sbaglia, rimbalzo di Tapley, Sorrentino, Rossetta, fa saltare Linsens, bella palla per Jurkevicius, che non controlla, palla torna nelle mani di Campobasso con Linsens, palla per Bove, contro Policari, gran difesa di Elisa Policari. E lei l'ultima a toccare, la rimessa sarà in zona d'attacco per Linsens. 18 secondi per chiudere questo attacco di Campobasso alla Bonasia, sono altri 2 punti per lei. Sono 16 punti di Bonasia, ora sono 6 quelli da recuperare per la Dondi Multistore. Rossetto, palla per Tapley che sbaglia questa volta la conclusione da sotto, riesce con la palla in mano Gorini per la Molisana, ancora Gorini, lo scarico per Bove, si alza da 3 punti Bove, primo ferro, rimasto in attacco di Linz, segna Gorini.
subisce il fallo di Jurkevičius. Fallo di Jurkevičius, c'è una potenziale primo sostituzione di Milano, chiamato in tutta fretta da coach Andrea Castelli, che sta vedendo scappare la Bolzana, trascinata sempre più dal duo Bonasia Vincens, 16 punti a testa, sono loro le migliori marcatrici dell'intera partita, ci sono anche 4 punti di Golini, 3 di Bove, 4 di Giardina e 12, ma pure 3 falli per lei, per Samantha Ostarello dall'altra parte. Tutti i punti segnati, 4 in questo terzo quarto, sono dalla linea della lunetta per Tapley, per lei 9 punti, ce ne sono 12 di Policari, 2 di Landi, 3 di Sorrentino, 8 di Valensino, 10 di Rossetto e 4 di Lunchevici. A 56 il punteggio di Lunetta Linsen per il tiro libero, si riprende con supplementare il libero aggiuntivo per Linsen, 6.53 a chiudere il terzo periodo, l'arbitro Saraceni consegna a Linsen il pallone per il tiro libero supplementare, con anche l'aggiuntivo di Linsen. 17 di Vincenzo, sono 9 di vantaggio, ora sono stati anche 11 punti di vantaggio di Campobasso, ora Vigarano non controlla con Policari, poi applaude comunque le compagne incitandole in questo momento di difficoltà dal punto di vista offensivo. Buonasia dall'altra parte, palla per Vincenzo, ancora Bove, Giorini, palla sotto per Vincenzo contro Jurkevičius, c'è l'aiuto, la stoppata di Tapley. Cambio per Vigarano, il capolanno. Vediamo chi uscirà. Esce Sorrentino. Al posto di Sorrentino. Dagli applausi del pubblico di Vigarano. Si riprende con la rimessa dal fondo, affidata a Bonasia, palla per Bove, Giardina, ancora Bonasia, 3 secondi prenderà il tiro, Bonasia sbaglia, l'ultima a toccare è stata Gorini, la rimessa sarà in zona d'attacco per la Dondi Multistore, la vuole effettuare Lisa Policari, palla per Rossetto, Landi, il consegnato Policari, 6 e 13 da giocare, Policari, e lei l'ultima a toccare. Si è incartata un attimo, Lisa Policari ha perso il pallone, si scusa con compagne e coach, pallone che torna nelle mani di Campobasso con Bonasia che imposta, Bove, ancora Bonasia, questa zona ora per la Dondi Multistore, Giardina, piazza per terra per Linsen. Allora, arriva Bonasia, ancora l'incense dall'angolo, 19 di una straordinaria più qua l'incense, sono 11 ore di vantaggio di nuovo per Campobasso, Rossetto spara la tripla, questa volta è solamente primo ferro, il resto di Policari, ancora Rossetto che va a bloccare con Tapley, palla per Policari che fa saltare Gorini, ancora Policari, Mancino, segnale, Elisa Policari che torna a segnare, sono 14 per l'ex giocatrice di Alto, 5-0, 5-9 il punteggio per chi attacca Gorini, può saltare Policari, c'è l'errore, c'è il fallo della stessa Elisa Policari ai danni di Gorini, Policari è il suo primo personale, primo fallo per ci saranno tutti i due per Gorini. Vigarano. Due tiri per Gorini. A 5-0-9 dal termine del terzo quarto. Segna il primo Gorini. Punto numero 5 della sua partita. Sono 10 di vantaggio ora per Campobasso. Tornano verso il primo. 2 su 2 per Gorini. Dopo il 2 su 2 di Gorini, punti di vantaggio per la Bolzana.
Landi, blocco nei Jurkevic. Rossetto, attacca Giardina. Giardina recupera il pallone. Allora poi arriva Bonasia, che va a segnare. Il 18 di Bonasia, ora il nuovo massimo vantaggio per Campobasso, più 13, 6-3, 5-0, il punteggio, Policari. Palla per Rossetto, Jurkevic. Cambio per Vigarà. Al posto di Jurkevic. Esce Jurkevic. Al suo posto rientra Valencina. 5-0, 6-3 il punteggio. 4-28 a chiudere il terzo periodo. Qui alla palla di Vigarà. Landi. Palla per Valencina. Due secondi per andare a tiro, Valentin quasi non se ne accorge, anzi proprio non se ne accorge, e arriva così la brutta palla persa per la Bondi Multistore. Torna in attacco ora la Molisana con la rimessa già effettuata da Gorini. Palla per Bonasia, Linsens per Bove, Giardina, palla per Linsens, questa volta sbaglia, però la palla controllata ancora da Linsens per Giardino. C'è l'errore, può correre Valensin. Policari si butta dentro, non c'è alcun fischio arbitrale. Policari prende il pallo della difesa di Campobasso, gli arbitri non sono dello stesso avviso. Dall'altra parte Bonasia per Gorini, invece al ribalto di Landi arriva il pallo ai suoi danni della stessa Gorini. Il suo primo personale, primo fallo di Gorini per Campobasso, entra Costanello al posto di Gorini. Proprio Gorini si congratula con lei il coach Sabatelli. Al posto rientra Ostarello. 3:45 a chiudere il terzo periodo, più 13 ora per Campobasso. 6-3-5-0, attacca Vigarano, Rossetto, bella palla sotto per Policari, in qualche modo Valentin, Landi, si alza Landi da tre punti, cortissima la conclusione, dai 6-75 di Arianna Landi, dall'altra parte Giardina contro Rossetto, primo ferro, e rimbalzo lungo della stessa Rossetto, che poi va a servire Arianna Landi, e lei a chiamare schema in attacco. Con 14 secondi ora per andare al tiro, difesa esterna per la Molisana, Landi si butta molto da gol, c'è il fischio arbitrale, il fallo e della lunga di Campobasso. Campobasso anche questa sera priva di Volta e Mancinelli. Saranno due liberi per Arianna Landi, c'è il terzo fallo di Vincenzo, che va a sedere in panchina. Il capitano Sanchez, Lunetta Landi per due tiri liberi a 3:07 dalla penultima sirena. Landi sbaglia il primo libero, restano 13 dell'inghiezzo da recuperare per la Dundee Multistore. Secondo libero per Arianna Landi, 0 su 2, è arrivato in attacco di Tapley, Policari, Rossetto, con il fischio arbitrale, fallo subito da Maccarina Rossetto, fallo prima del tiro, quindi ci saranno due liberi per Rossetto, si riprende con due tiri liberi, sembrava in un primo momento che l'arbitro Caratini avesse fischiato rimessa, invece sono due liberi per Rossetto che segna il primo. Andiamo a segnare Maccarena Rossetto, sono 11 per lei. Punto numero 12 per Maccarena Rossetto, 5-2 di Garano, 6-3 Campobasso, 2:53 ora al termine del terzo quarto. Buonasera, palla per Giardina,
dove 4 secondi, si alza la 3, va a segnare Sanchez. Con i primi 3 punti per Sanchez, che dà il massimo vantaggio alla sua squadra. 6-6-5-2 più 14 ora il punteggio. Landi non risponde, cioè, però il rimbalzo di Policari, sono 16 di Policari, 2-13 da giocare, 54 di difende, 66 che attacca. Buonasia per Bove, Ostarello, 10 secondi contro la zona di Garano. Ostarello si butta dentro, lo scarico per Giardina, 4 secondi, si alza Ostarello dall'angolo, sbaglia, rimbalzo lungo di Rossetto, palla per Valencin. Landi ha ricevuto la Rossetto, c'è il fischio arbitrale, fallo della difesa. Fallo di Sanchez, è il suo secondo personale. Secondo fallo per lei. Saranno tutti liberi per Tegli. Tutti liberi per Tapley dopo il 4 su 4 nei due viaggi precedenti. 1:45 a chiudere il terzo quarto. Questa volta Tapley sbaglia il primo. Restano 54 punti segnati da Giuliano contro i 66 di Campobasso. Uno si dà le carte. Punto numero 10 della sua partita, torna meno 11 e sono stati anche 14 punti di svantaggio per la Dogliubutistore. Ora in difesa, Ostarello per Borasì, arriva il fischio, fallo in attacco. Fallo in attacco di Sanchez. Il suo terzo personale per la capitana di Campobasso. Si riprende con la rimessa già attuata da Mattarena Rossetto. Landi alla per Valencini, Policari, Rossetto, separazione perimetrale per l'attacco della Dondi Multistore. Esce Landi, bella palla sotto per Valencini, sbaglia però una comoda confusione, il punto di Giardina alla per Benzia. 1-10 da giocare, 11 per chi attacca. Buonasera, spara la tripla, la manda su. Sono 21 punti di Buonasera, sempre più miglior marcatrice della partita. 5-5-6-9, ultimi 51 secondi da giocare in questo terzo quarto qui alla Pala di Garano, seconda giornata del massimo campionato femminile. Rossetto, Tapley ringrazia, va a segnare il punto numero 12 della sua partita. Come sono 12 ore i punti da recuperare per le padrone di casa. D'altra parte, Buonasia per Ostarello, a 11 secondi campo basso per andare al tiro. Buonasia sbaglia questa volta da 3 punti, rimbalzo in attacco di Ostarello e sbaglia la confusione, appoggiata al tabellone. Landi può correre, palla per Rossetto, 10 secondi per chiudere il quarto. Valencina può andare fino in fondo, Valencina sbaglia, viene stoppata regolarmente. Secondo arbitro Saraceni, un tiro, 3 secondi, Buonasia. Ostarello si alza da termina con la tripla di Ostarello 52-72. La rimessa affidata a Sanchez, capitana di Campobasso. Ostarello, Bove, per Ostarello, che per la difesa di Garano. Sanchez taglia il tiro di allontanamento per correre Sorrentino per la Dondi Store, che è una palla ma non la riceve Tapley, ancora Policari, lontanissimo da canestro, sta segnato Landi. Di Garano ha 10 secondi ora per andare al tiro. Sorrentino, palla per Tapley, si alza dalla media Tapley, va a segnare da entrambi i ferri. 14 per Tapley, ne sono di 9 in questo secondo tempo qui qua, la lunga numero 4 della Dondi Multistore. Buonasia, Martino in fondo, segna con il fallo. Buono il canestro di Buonasia.
che subisce il fallo di Sorrentino, terzo peccato della propria squadra. C'è stato il tiro libero aggiuntivo per Bonasia, tiro libero supplementare per Valentina Bonasia, 5-9-7-4 in punteggio. Buonasera, ha messo 24 punti, sono 16 ora quelli da recuperare per la Bondi Store. A 9 tondi dal termine della gara, lo step, Paola Perlandi, ribalta per Sorrentino, però Sorrentino voleva il fallo di Buonasera, gli arbitri non sono dello stesso avviso, Buonasera può impostare l'azione d'attacco della Molisana. Ancora Bonasia, palla per Bove, schiaccia per terra per Ostarello, quindi lei difende Policari, Bonasia questa volta serve Sante, Ostarello da sotto sbaglia, la tocca Landi, la tocca Tapley, la controlla Policari, può andare in attacco ora di Varano, sempre Sorrentino, ora Sorrentino la palleggia, si avvicina a canestro contro Giardino, del caldo, due liberi per Giulia Sorrentino. Oltre ad entrare con il cambio personale, quarto fallo, sospensione di gara. Giardina, richiamato in panchina, c'è time out chiamato da coach Andrea Castelli, 8-24 dalla fine, 5-9 per la Bondi Multistore, 7-5 per la Molisana Campobasso, come detto trascinata sempre più dal proprio playmaker Valentina Bonasia, una delle tre ex di questa sfida, oltre a Bonasia, pure Bove Gostarello. Altra buonissima partita anche per Samantha Ostarello, autrice di 15 punti. Per Vigarano la migliore resta Elisa Policari, autrice di 16 punti, 14 di Tapley, 12 di Rossetto. 42 punti in 3, sostanzialmente, sui 59 totali per la Bondi Multistore. Dall'altra parte, come detto, spicca di 24 di Bonasia, 19 di Linsen, di 15 di Ostarello. Per Campobasso sono Gorini e Linsen. Per la Bondi Multistore in campo Sorrentino Tapley, due liberi per Giulia Sorrentino. Sbaglio il primo, 8-24 alla fine, sono sempre 16 punti da recuperare per la Bondi Multistore. Sorrentino. Numero 4 della sua partita, attacca Gorini, palla per Bove, sempre attorno la difesa di Garano, questa volta Gorini sbaglia la tripla, ribasso di Policari, Sorrentino va a servire Maccarena Rossetto, è fatto 2 minuti di ultimo quarto, Landi, Rossetto, blocca con Policari, 10 secondi per andare al tiro. Rossetto contro Bove, lo scarico fuori per Tapley, un'infrazione di passi secondo gli arbitri per Giattaglia Tapley, comunque perde il pallone, si riprende con Rini, stasera effettuata da Gorini, palla per Bonasia, ancora Bonasia, Ostarello, fallo sui danni di Sorrentino. Fallo di Sorrentino, il suo quarto personale. Quarto fallo per Sorrentino. Si riprende con la rimessa laterale affidata ad Ostarello. Gorini. Consegnato a Bonasia. Dalla media, Bonasia. Bonasia. 6 di Bonasia, dall'altra parte Landi per Tapley, può andare a segnare, sono 16 di Tapley, sono 15 di vantaggio per chi attacca, Bonasia contro Landi, blocco con Ostarello, ancora si alza dall'angolo, Bove sbaglia, ribatte l'attacco di Linsens, partito molto bene.
Linsens, 17 di nuovo di vantaggio per Campobasso, da parte Sorrentino. Il numero 6 della sua partita con sotto di 15 la Bonvenuti Store, Linsens. Bove, basso per la tripla. Sono 6 punti di Bove. Landi sotto per Tapley, c'è il fallo di Linsens ai suoi danni. Fallo di Linsens, è il suo quarto personale. Fallo di Linsens. Cambio per Campobasso. E se Linsens rientra Sanchez. Questo posto rientra Sanchez. Due liberi per Tapley. 6-24 dalla fine. 6-4 Migliarano. 8-2. Campobasso. Tapley sbaglia il primo libero a disposizione. Restano 16 suoi punti, 11 in questo secondo tempo. 1 su 2 punto libero 17 della sua partita, come sono 17 quelli di vantaggio per la Molisana. Bella vista per questa volta di Policari. Sorrentino, non so quanto, taglia. Resta a terra. Dolorante Buonasia per Sorrentino, sono 8 punti. Buonasia che è vinta, vinto per De Sanvio. Cambio per Campobasso, vinto a Sorrentino al posto di Buonasia. Questo posto rientra a Giardino. Ultimi 6 minuti di partita qui alla Palla di Garano. 6-7-8-2 il punteggio. Gorini. Guarda la rossetta. Ancora Gorini per la Molisana. Sempre... viene medicata Buonasia. Gorini appoggia al vetro, numero 8 di Gorini, ora tutto facile per Campobasso, 6-7-8-4, 5-38 a chiudere questa partita, Rossetto alla per Policari, consegnato ancora Rossetto, per andare al tiro, ancora Rossetto, gli ruba palla a Gorini, andare fino in fondo Campobasso con Gorini, che segna, e c'è anche il fallo di Rossetto. Numero 10 per Gorini, l'ennesima di Campobasso ad andare in doppia cifra. Terzo personale, la palla viene fischiato Rossetto, al suo posto rientra Valenzina. Rossetto, un altro impiego per Gorini. Lo libro supplementare per Gorini. Si completa di Gorini, con il massimo vantaggio per la Molisana, più 20, 5-19 di fine, 6-7 chi attacca, 8-7 chi difende, viene braccata Valentin che va a bloccare con Tapley, riceve Sorrentino, ancora lei dal palleggio, Valentin cerca di prendere un tiro, però Valentin si alza, lo farà e di Gorini, molto facile, sta venendo ora all'attacco di Campobasso, Gorini per Ostarello, ancora lei contro Landi, sbaglia Ostarello, rimasto controllato dalla difesa di Vigarano, Landi rivolta per Valentin, Policari fa saltare Bove, ancora Policari si apre Valentin, sono 18 di Elisa Policari che diventa la miglior marcatrice di Vigarano, 6-9-8-7 4-25 a chiudere questa partita. Seconda giornata del massimo campionato, Policari va a commettere fallo ai danni di Giardino. Fallo di Policari, il suo secondo personale. Il secondo fallo di Policari. Al di una buonissima partita.
ancora la Molisana con Gorini, si alza da 3 punti, ancora segno, facendo la distanza Maddalena Gaia Gorini, con lei sono 14 punti, sono 21 di vantaggio ora per Campobasso a segnare Sorrentino. Cifra per Sorrentino, 7-1, 9-0, 3-47, e poi sarà ultima sirena per questa partita. Ostanello sbaglia, c'è il fallo ai suoi danni commesso dalla difesa della Dondi. Di Policari, Sorrentino, si affondicari, tutti i liberi per le biancorosse di casa, in lunetta Ostarello per 2 tiri liberi, 3-43 al termine, 7-1, 9-0 il punteggio. 2 liberi per il numero 32 di Campobasso. Sono 16 di Ostarello, nuovo più 20 per Campobasso. Buonasera, 2-2, intanto per Ostarello, che scrive a quota 17, è rimasto in tempo. Policari avanti, doppio cambio per Campobasso. Buonasera, Links sul 9 e Gorini, dall'altra parte esce Policari, al suo posto rientra Jurkevicius. 3.36 al termine, 7-1, 9-2 per Campobasso. Buonasera a ripostare Links, Sanchez, Giardina, con la sua per l'Instance, che va a segnare una volta. Sono 23 di l'Instance, Valensin per Jurkevicius, che sta segnando avanti, anticipa e recupera l'Instance, Bonesia può correre, contro Sorrentino, schiaccia per terra per Giardina, che sbaglia, il ribasso è di Jurkevicius, gli ultimi 3 minuti cominciati. 23 per Campobasso, si butta dentro Sorrentino, c'è il palo di Sanchez, Sanchez è il suo quarto personale, quarto palo di Sanchez, si riprende con la rimessa da fondo affidata Sorrentino. Valentin, cioè, palla in attacco di Jurkevicius, palla in attacco di Jurkevicius, il suo secondo personale, secondo fallo per Jurkevicius, ferma quota 4 punti. Buonasia Lince, Stanco, Giardina, troppo solo lì, che va a segnare facilmente altri 2 punti. 25 per lei, ce ne sono 25, quelli di vantaggio per la Molisana. 2 punti di Sorrentino. 1-12 complessivi, sono 23, quelli di vantaggio sempre per Campobasso. 2-13 dalla fine. Giardina, Ostarello, palla per Sanchez. Vincenzo Ostarello, però c'è il buon anticipo di Jurkevicius, poi l'altrettanto buon recupero di Campobasso. Vincenzo Ostarello, il 19 di Ostarello, recupera la palla a Bonasia da sotto, va a segnare della sua partita. Time out chiamato dalla panchina di Bigarano, 73% della punteggio, 1.48 alla fine per Bigarano, ma sono bastati 18 punti di Policari, 17 di Tapley, i 2 di Landi, i 12 di Sorrentino, gli 8 di Valensino, i 12 di Rossetto, i 4 di Jurkevicius. Dall'altra parte ce ne sono 14 di Gorini, 28 di Bonasia, 25 di Vincenzo, 3 di Sanche, 6 di Bove, 4 di Giardina e 19 di Ostarello.
ben distribuito per la Melusana che rientra in campo. Comunque anche la giovane Alessandra Palbo, nostra numero 25. Per Migliorano entra Albano al posto di Nanni. Per Campo Basso rientra Ego e anche Palbo. Al suo posto è rientrata Cecilia Albano. 48 alla fine. Gara abbondantemente chiusa, arriva la seconda sconfitta in fila per la Bondi Multistore, prima vittoria invece per la Bolisana che dopo la sconfitta in quegli schio segna con merito il palo a Migliorano. Bondi Multistore attesa adesso alla trasferta di sabato alle ore 15 a Bologna, mentre Ossarello va a segnare altri due punti. 1 per lei, 7-3 a 102 in punteggio. Fallo di Palbo, è il fallo suo di Palbo, primo personale. Primo fallo per lei. Si riprende con per il sfilato Sorrentino, palla per Valentino. Blocco accennato con il Felice, sulle 20 al termine. Ancora Valentino, 10 secondi per andare al tiro. Albano si butta dentro, c'è l'errore. Riesce con la palla in mano ancora a campo basso con la buona via, palla per sono i primi due per lei, 73-104 il punteggio, sono entrati da 3 secondi nell'ultimo minuto della partita. Sbaglia Tapley, c'è il fallo su di lei. Fallo di Palbo, il suo secondo personale, ultimi liberi per Pepe. Saranno gli ultimi liberi per Tapley. Segno primo. Mi stanno bastando i suoi 18 punti. Uno su due per Pepe. Guarda per Bonasia. Buonasera in posta del blocco, doppio blocco con Linsens, ancora Buonasera, si butta dentro, c'è il fallo. Fallo di Jurkevic, giusto il di suo terzo personale, due liberi per Buonasera. Due liberi per Buonasera. Segna primo. 6 decimi alla fine. Fa 2 su 2 Buonasera. Scrive quota 30 punti. Grandissima prestazione per Valentina Buonasera, ultimi 30 secondi di partita. Taglia Valensin, la palla in basso. Esce con la palla in mano Valensin. Prova 3 tapple, c'è l'errore, rimasto sulla lotta di campo basso. Gli ultimi 16 secondi, portare fino in fondo Buonasera. Palla per Palbo, spazio, si alza, porta una volta la sua conclusione. 5 secondi. Albano va a segnare l'ultimo canestro di questa sfida. E termina con il punteggio di 76-76 a 106. Storia delicata per Campobasso, trascinata dai 30 di Buonasera, dai 25 di Linse e dai 21 di Ostarello. Dall'altra parte non sono bastati a Migliorano i 18 punti della copiata.